Ed è in corso da questa mattina proprio a Lampedusa un'operazione straordinaria per demolire e rimuovere 160 piccole imbarcazioni ormeggiate, affondate o semiaffondate nello specchio d'acqua davanti al molo Favarolo. Intanto c'è attesa per l'arrivo di altre due navi in quarantena. Ci aggiorna in diretta Angela Caponnetto. Sì, buon pomeriggio. I primi effetti si vedono proprio già oggi al porto, al molo Favaloro, qui a Lampedusa, dove si stanno liberando, il porticciolo si sta liberando di circa 160 barche e barchine arrivate nel corso di questi, mesi con i migranti. Tutto questo è previsto in un piano straordinario commissionato dall'Agenzia delle, Dogane con il nulla osta della Procura di Roma, di Agrigento, scusate. Nel frattempo si attende, cioè attende proprio per l'arrivo delle altre due navi che il Viminale ha messo in campo per la quarantena dei migranti. Saranno circa 1200 quelli che ancora si trovano sull'isola che verranno trasferiti in queste due navi, sono la Rhapsody e l'Adriatico Snav, che arriveranno probabilmente nelle prossime ore, dentro il fine settimana dovrebbero appunto aver trasferito tutti i 1200 migranti che in questo momento sono distribuiti tra l'hotspot e strutture parrocchiali. Rinforzati anche i controlli di polizia e militari, sono stati incrementati anche invece i controlli sanitari, soprattutto anti-Covid, quindi con tamponi per tutti i migranti, che in questo momento sono 15, quelli risultati positivi si trovano in una zona, in un'area isolata sempre dell'hotspot.